Dovrebbe terminare oggi, con 3 giorni di anticipo rispetto a quanto annunciato precedentemente, l'intervento di spegnimento dell'incendio alla cava Zannona fra Borgo Tuliero e Rivalta. Ad annunciarlo sono state le stesse aziende Rector e Resewood. In una prima previsione si era ipotizzato il 13-14 agosto. Tuttavia, negli ultimi 2 giorni, il lavoro di soffocamento dei focolai è stato intenso, con un dispiego di mezzi meccanici che ha coinvolto anche Astra Servizi Ambienti, a cui le due società aderiscono, e portato avanti sotto la supervisione dei vigili del fuoco, che hanno garantito di operare in sicurezza. Salvo complicazioni, entro sera l'incendio dovrebbe essere definitivamente domato, al più tardi domani mattina. Il protocollo di intervento concordato nel corso della riunione del Comitato Operativo di Coordinamento in Comune a Faenza lo scorso lunedì 6 agosto, consistente nell'utilizzo di terra e sabbia proveniente dalla vicina cava per coprire e soffocare gli ammassi di legna ancora fumanti, ha dato i risultati sperati. Sul posto, per motivi precauzionali, resterà comunque ancora per 48 ore un presidio minimo dei vigili del fuoco. Il materiale legnoso dato in fiamme è stato coperto da oltre 1 metro di sabbia. L'incendio, iniziato una settimana fa, secondo il rapporto delle aziende, ha coinvolto legno vergine secco, stoccato all'aperto in più accumuli e destinato ad impiego energetico, ovvero ad alimentazione di impianti a biomasse, produzione di cippati e pellet da riscaldamento, non riconducibile quindi alla categoria dei rifiuti. Legno proveniente da pulizia dei fiumi, da taglio di boschi e da agricoltura. Ad andare distrutte sono state circa 12.000 tonnellate di legna. Solo uno degli cumuli immagazzinati da Resewood si è salvato. 200.000 euro il danno stimato. Secondo Resewood, continua ad essere improbabile l'autocombustione o l'impropria gestione, in quanto il fuoco si è innescato di notte ed esternamente ad un'unica catasta. Per la ditta, le piste aperte sono dolosa, incidentale o fortuita ed è già pronta una denuncia contro ignoti. Di parere opposto, le prime impressioni delle forze dell'ordine, anche se approfondite analisi, saranno possibili solo ad intervento ultimato. Dopodiché, Resewood dovrà far fronte al grave danno economico, che inciderà pesantemente sui bilanci. L'obiettivo sarà salvare tutti i posti di lavoro e anche l'azienda stessa.